E ora calmi, pacati, pacati, che non abbiamo fatto un cazzo, pacati, pacati, l'Inter vince a Torino, batte 1-0 la Juve e diciamo che è ancora viva, io ho qua tutte le maglie, me le sono messe sul divano, me le sono messe sul divano, una là addosso, e indovinate di chi è questa qua che è addosso, di chi è? È del Turco 20. È del Turco 10 più 10, a Calhanoglu, l'uomo delle partite pesanti, al ghiaccio delle vene, va la seconda volta sul dischetto e non sbaglia, e di corto muso, col muso davanti, forza Inter. Allora, al di là di ogni cosa, è stata un Inter che, se guardi la prestazione, è stata secondo me la peggiore, e ce ne voleva, perché dopo il Sassuolo forse è stata la peggiore della stagione. Poco lucidi, male, Brozovic predica in mezzo al deserto, però oggi si prende il risultato, ed sono tre punti fondamentali per rimanere lì in corsa. Ora riprendiamo energie mentali, fisiche, e torniamo lucidi, perché ci sarà il Verona, un'altra partita difficile, non ci sarà Lautaro, e bisogna veramente andare a vincerle tutte. Questa è una vittoria pesantissima, pesantissima. Adesso c'è il Verona, che è una trasferta difficile, molto difficile. Forza, forza, forza. È ancora molto complicato, perché Milan, se vince domani, va comunque, torna comunque a più 6. Abbiamo ancora quella partita in meno da giocare, comunque più 6 con lo sconto a favore. E quindi è ancora comunque un distacco e un vantaggio molto buono per il Milan. Ci permette di rimanere in corsa questa vittoria. Un Inter, l'ho detto, poco lucida, ma porta il risultato a casa, che è fondamentale, e adesso bisogna ritrovare quella lucidità, perché bisogna, se vuoi vincere lo scudetto devi ritrovarla. Poi c'è la maglia di Nicolino anche oggi, primo tempo in affanno, secondo tempo ottimo secondo me, e qui c'è la maglia del Torito, e passerà anche da, che non giocherà la prossima, e anche oggi ha faticato, e passerà da loro, molto da loro secondo me, questo scudetto dell'Inter nel finale. E c'è la maglia del Ciala, che invece mi ha deluso poche volte, secondo me è uno dei migliori anche quando, anche nel periodo peggiore dell'Inter di questi periodi. Allora, adesso il Milan gioca domani sera, presa contro Bologna, e ovviamente si spera che il Bologna possa fare il colpaccio, ma dubito. Tre punti, l'ho detto, fondamentali. In molti sono stati poco lucidi e hanno faticato. Handanovic ha fatto degli errori veramente pesanti, anche se poi alla fine siamo riusciti a non prendere gol, ma anche con grande fortuna. Cioè, la Juve ha giocato meglio dell'Inter e ha fatto quello che ci si aspettava magari potesse fare l'Inter, ha fatto un sacco di occasioni, abbiamo avuto anche fortuna, e quindi il karma un po' girato per la Juve di Allegri, e godo. E niente, un Handanovic, ce l'ho detto, traballante. Uno Skriniar che, nonostante fosse tra virgolette trattato centrale, comunque se l'ha cavata bene su Vlahovic. Un D'Ambrosio che è stato comunque, fatto la sua prestazione diligente. Bastoni invece ha faticato abbastanza lì sul braccetto sinistro. Perisic ha un po' faticato su Quadrado, però tanto sacrificio. Dunque, secondo me è uno dei migliori. Non sono d'accordo con i cambi anche di Inzaghi di nuovo, però sorvoliamo, abbiamo portato a casa 3 punti. Barella, l'ho detto, un primo tempo in netta difficoltà, soprattutto su Rabiot, un secondo tempo in exploit. Un Brozovic ottimo, un Calhanoglu in difficoltà al primo tempo, poi ha trovato il gol nel secondo tempo, ha fatto abbastanza bene. E là davanti abbiamo faticato tantissimo con Lautaro, Dzeko, poi con reentrata, ha fatto quello con palla, comunque non tanta roba. Un Inter che vince, adesso testa al Verona, poco altro da dire. Difficilissimo sarà questo finale, oggi una sofferenza clamorosa, l'ho detto, per me una delle peggiori Inter a livello di prestazione, però il risultato mi ha portato a casa. Tante volte magari la prestazione non è mancata, però è mancato il risultato. Oggi non è mancato il risultato, quantomeno 3 punti fondamentali, l'ho già detto 50 volte, forza Inter, testa la prossima e calma.